Zombie Apocalypse. Grazie, ciao a tutti e a tutti, nuovo video che criccio. Come state? Spero bene. Allora, nuovo video che criccio, questo è un video che criccio per parlare un po' con voi, ma anche per parlare un po' del più e del meno, insomma. Volevo semplicemente dirvi che infine appena posso farò altri video make up, non so quando e non so dove, perché la mia camera è sempre in disordine, ma vabbè, dettagli. Però appena posso farò altri video, magari video di, come si può dire, video motivazionali, che so che vi piacciono molto, e anche video vlog, perché video vlog so che anche quelli vi piacciono davvero tanto. E niente, se mi vedete da una location all'altra, cioè tra la cucina divisa con la sala, e c'è più luce, perché ho deciso di farlo adesso, o lo faccio adesso o non lo faccio mai più questo video. E quindi niente, alla fine ho deciso di fare questo video perché volevo parlare un po' con voi. Niente, spero che questo video appunto vi piaccia, e se è così mettete un pollicione in su, un commentino e, perché no, iscrivetevi al mio canale YouTube. Scusate la televisione sottofondo, però almeno credo e spero che non sia a palla come l'altra volta, come le altre volte. E allora ragazze, mi sa che vi porto di là in sala, sì, in sala, ciao, in in camera mia, perché è meglio così. Allora, tanto faccio un po' di, metto il video in pausa, ci vediamo dopo un attimo solo, vedo un po' cosa posso fare e dove mi posso mettere, perché mi sta crollando, anzi mi sta per crollare il telefono, aspettate un attimo. Eccomi qua. Allora, dunque ragazzi miei, mi sono dovuta mettere per forza di nuovo in camera, perché ne ho posto sempre questo in camera mia. Vi dicevo, appena posso farò qualche video vlog, perché così almeno vedete un po' il mio paese. Vabbè, l'avete già visto migliaia di volte, ma sicuramente sarete già stati, però io vi voglio portare nelle mie giornate, come fate voi con i vostri video. Anche io voglio fare così con i miei video. Vabbè, sotto gioco di parole, ma io sono sempre così, quindi vabbè, niente. Allora, non so se vi siete accorti, ma io ho il microfono, perché altrimenti con la mia voce bassa non si sentirebbe una mazza, ma va bene. Rumori strani al video, c'è la campana che suona, ma vabbè, quella lasciamola suonare, vabbè, lo stesso. Tanto anche dai vostri video li vedo intanto che vi suona la campana, ma vabbè, no, senso buono, senza offendere nessuno, essendo le campane della chiesa, ma vabbè, niente. Oddio, sto straparlando, però è così, sono stanchissimo, c'è un caldo fotonico. Giuro, c'è molto caldo. Oggi mi sa che in Sardegna sono oltre, no, non oltre, sono 40 o 31, no, forse sono 31 a Maddalena, ma anche qua non si scherza, i gradi, c'è troppo caldo, ma veramente molto caldo. Non so voi, ma dove c'è tanto caldo. Sto bevendo tanta tanta acqua. Oggi mi ho messo un rossetto della Yves Rocher, e questo rossetto della Yves Rocher è 156 matt, vedete? Questo si vede qualcosa, spero di sì. Sì, se era lontano qualcosa si vede. È 156 matt. Sì che si vede. E niente. E questo è il rossettino, vedete? L'ho messo stamattina, ma l'ho già tolto perché per magna, io ovviamente faccio come altre ragazze, lo tolgo. Non tutte lo fanno, di togliere il rossetto, ma io lo tolgo perché mi dà fastidio mentre magno, ok? Tutto lì. Questo è un bel rosso, un rosso normale, semplice, non è di quei rossi proprio boom, no. È un rosso normale. Non so se si percepisce sì, dal video, o non, boh, non ho idea. Comunque è bellissimo, mi piace come rosetto.
niente. Poi, come altro trucco, oggi vabbè, mi sono struccata oggi pomeriggio dopo il riposino e poi dopo il pisolino, vabbè, quello che è. Allora, ho utilizzato questo fondotinta della Essence, che è top, fenomenale. È vero, dopo un po' mi pizzica perché il sudore non fa sconti a nessuno, diciamo la verità. Poi ho utilizzato sempre questo della Rimmel, questo mascara, questo fotonico, bello, ma dopo un po' ciao, mi sono levata tutto e buonanotte. Correttore della Imp, no aspettate, ce n'è due qui, quindi non so mai quale sto acchiappando. Uno è terminato e l'altro ancora deve terminare. L'Oreal Infallible Top, wow, 327 cashmere, questo qua. E poi l'altro, vabbè, ve l'ho già detto, quel fondotinta già lo sapete qual è, della Essence. Poi si sta scocciolando, si sta sgretolando pian pianino questa Terra Sun Bronzer Shimmer della Rimmel, topissima, wow. E poi infine un po' di illuminante. No, sto tirando fuori, no, non c'entra la cibria, scusate. L'illuminante della Makeup Revolution Highlighter, molto buona. Vabbè, non per dire che ci vedono lo spazio, però fa veramente una bella luce, un bel effetto glow glossato. Perché vi ho detto questo qua? Vabbè, comunque questo qua è bell'effetto luminoso, l'illuminante, molto buono. Poi niente ragazzi, questo era tutto. Ah, a parte questo, prima del make-up mi ho messo questo labbro Sun preso a sapone i profumi della Defense SPF 15, che questo qua è buono per proteggere le labbra, ma anche per quando, vi dico, quando anche ho, come si può dire, le screpolature, eccetera, così via discorrendo, niente. Ora rimetto tutto a posto. Prima che qua mi si rompe il mio fondo amato. Niente. Il mio più bel fondotinta amato. Niente, ragazze. Questo era tutto. Se il video appunto vi è piaciuto, mettete un like, commento. Se vi va, iscrivetevi. E perché no, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Aggiornamento sul mio canale YouTube. Un bacio, a presto e ciao.